a fare oggi l'incontro con Cristo dei pagani. Si avvicinano, sono amici del popolo ebreo e incontrano Cristo. Questa è l'evangelizzazione, lo stare e l'attirare, il coinvolgere. Sapete che c'era il cortile dei gentili, che era come un punto dove i gentili in un certo senso, in un certo modo potevano aggrapparsi al Tempio, alla sua santità, pur non facendo parte giuridicamente del popolo di Israele. La Chiesa è il nuovo Tempio, corpo di Cristo vivo sulla terra, un sacramento di salvezza, come dice il Concilio Vaticano II, per tutte le genti. L'importante è che la Chiesa, la comunità cristiana e i cristiani nella loro vita quotidiana siano lì, dove è il mondo, offrendo ai pagani la possibilità di incontrare Cristo. Questo uomo che parla alla nostra vita, perché anche tutti noi siamo stati pagani e continuiamo ad essere pagani oggi. Potremmo chiederci dove siamo pagani. Il nostro pensiero è secondo l'uomo, secondo la carne, forse per quella situazione che ci angoscia, forse per quell'altra. E soprattutto domandarci qual è il servo che in noi sta soffrendo quasi per morire. Servo, la persona intima, la persona che è cara, il servo serve. Poi c'erano dei servi che erano così intimi che erano proprio amici dei loro padroni. Erano quelli che custodivano le confidenze. Questo centurione aveva molto caro il servo. Cos'è c'è di molto caro nella tua vita che vedi che sta morendo? Forse quella relazione, forse quella persona dentro il tuo cuore. Forse proprio il servo, cioè forse proprio il servizio dentro di te. La natura di servo nella quale sono stati tutti creati e che oggi sta per morire. Perché l'orgoglio, il risentimento, la superbia, la sofferenza, i problemi stanno uccidendo. Il demonio ha detto: non servo. Cosa c'è dentro di te che ti rende incapace di servire? Che è la cosa più importante e più preziosa che tu hai, che io ho, perché è la somiglianza con Dio. Allora, qual è la persona alla quale non riesci ad avvicinarti? Perché quella persona è insopportabile, perché quella persona ti umilia sempre, perché non è come pensi tu, potrebbe essere marito, moglie, figli. Non ce la fai proprio a metterti in ginocchio davanti a lei e lavarle i piedi. C'è? Sì, sì che c'è, perché viviamo in comunità, una comunità religiosa, una comunità di presbiteri, una parrocchia, una famiglia. Allora oggi ci viene data una chiave, che è quella che anche poi la Chiesa è chiamata a offrire a tutti, l'obbedienza. La fede che loda il Signore in questo centurione è l'obbedienza, che è un'esperienza. Io sono un soldato, ho questa esperienza, dico a quello fai questo e quello lo fa, e se qualcuno lo dice a me io lo faccio. Questa è l'esperienza interna di quest'uomo, obbedire, ascoltare, porgere l'orecchio e realizzare quello che è chiesto. Dice già l'Antico Testamento, uomo cosa ti è chiesto? Camminare umilmente con il tuo Dio, ascoltare la sua voce, obbedire, è una parola. Però questa esperienza profonda della obbedienza, cioè della vita sottomessa a un'altra, conduce quest'uomo alla fede totale. Vede la sua indegnità, è un pagano, quindi Gesù non sarebbe potuto entrare nella sua casa, e lui lo sa. Dice, per favore, di una sola parola, l'importanza della parola. Allora la comunità cristiana è in mezzo ai pagani ed è la comunità della parola, la sinagoga è l'assemblea dove si ascolta la parola. Questo pagano ha costruito la sinagoga, il luogo dove si ascolta la parola. Questo pagano è stato coinvolto dalla parola, è stato amico della parola, coinvolto nella promessa che ha raggiunto Israele. Anche noi, grazie alla Chiesa, da pagani che siamo oggi, da sofferenti che siamo oggi, il fatto che non abbiamo dentro la possibilità di servire quella persona, quindi la nostra vita è frustrata, e quello basta una persona alla quale non puoi perdonare che distrugge tutta la tua vita. Anche noi abbiamo la possibilità di ascoltare e obbedire, dare i nostri soldi, cioè impegnare la nostra vita per la parola, ascoltarla, accoglierla, obbedire. Questo fa crescere in noi la fede, ascoltare e obbedire alla parola, cioè ascoltare e lasciare che la parola penetri dentro di noi, nelle piccole cose di tutti i giorni, nella costanza, nella fedeltà, all'ascolto della parola, fa che di fronte a questa situazione nella quale non possiamo fare nulla, possiamo dire al Signore, di una parola, e il servo che è in me, che non può perdonare, che non può amare, che non può andare verso l'altro, guarirà. Questa è la chiave per entrare in questa settimana, mettersi davanti al Signore, guarda, non sono degno che tu entri da me, tu puoi, e la tua parola è una parola seria, è la parola del generale verso i suoi sottoposti, è una parola che si compie in chi si umilia e accetta di non essere Dio.
Questa è l'esperienza di un soldato, non è lui Dio, c'è qualcuno sopra di lui e se non obbedisce si perde la guerra. Obbedire, anche se questo spesso significa circoncidere, crocifiggere i nostri pensieri, i nostri criteri, consegnare il nostro pensiero, il nostro modo di vedere a quello del nostro capo, di chi è la nostra testa. Ma questo si può fare solo se c'è l'esperienza, se arriviamo a dire come San Paolo: so a chi ho dato fiducia, so a chi ho consegnato la mia vita e so che non rimarrò deluso, accada quel che accada. Questo si sperimenta giorno dopo giorno, piano piano, nella Chiesa, obbedendo, prestando ascolto, mettendo la nostra vita nella vita di Cristo e sperimentando il potere del suo mistero pasquale in noi attraverso i sacramenti, attraverso la predicazione che ci strappa dalla menzogna e ci conduce piano piano sul cammino della verità, che ci libera da noi stessi, dai nostri pensieri falsi che ci conducono alla morte. Per questo il centurione nell'accademia militare si è preparato ad essere soldato, ha imparato ad obbedire, ha imparato a riconoscere l'autorità e ad obbedire all'autorità, a rimettere la sua volontà nelle mani dei suoi superiori, e così ha potuto a sua volta mettersi a servizio dei suoi sottoposti, per cui i suoi sottoposti, questo lo riconosce in lui l'autorità e consegnargli la loro volontà. E questo, quello che noi impariamo nella Chiesa, riconoscere l'autorità di Cristo, riconoscere l'autorità della sua parola nella comunità cristiana, in questa accademia dove attraverso una seria iniziazione cristiana si forgiano i cristiani, dove i cristiani imparano ad essere cristiani, ascoltando e obbedendo alla parola, perché vedono nelle esperienze di tutti i giorni che quella parola è buona per la loro vita, quella parola si compie, come un soldato nelle esercitazioni vede che la parola del generale, del maggiore, del tenente ha potere, ha autorità, perché gli fa vincere la battaglia, gli salva la vita. Imparare l'obbedienza anche dalle cadute e dalle disobbedienze, che se non obbedisci il nemico ti ferisce, il nemico ti colpisce, come forse oggi sei colpito, come questo servo del centurione, colpito nel servizio e quindi nell'incapacità di amare l'altro, di perdere la vita per l'altro. Hai disobbedito e il nemico ti ha colpito. Così noi nella comunità cristiana impariamo l'autorità di Cristo, e attraverso l'imparare, lo sperimentare l'autorità di Cristo, possiamo imparare l'obbedienza dall'esperienza che quella parola, quel comando è un comando di vita. Tu puoi imparare l'obbedienza perché sperimenti che la parola del generale è una parola di vita. Gli ebrei chiamano i 10 comandamenti il cammino della vita, le parole di vita, della vita, per la vita. Fa questo e vivrai, dice. E così è la parola di un comandante, di uno che ti comanda, che ha più esperienza di te. E Cristo è il vero comandante in capo, perché ha l'esperienza della morte e della risurrezione, ha l'esperienza di tutte le conseguenze dei peccati, degli atti di insubordinazione e disobbedienza satanica, perché sono arrivati tutti a lui e lo hanno condotto a morire. Ma il risorto viene a te per insegnarti il cammino attraverso le tentazioni, mettere i piedi nelle sue orme, perché le sue parole sono parole di vita. Il comandamento non è gravoso, il comandamento del Padre, che lui stesso ha ascoltato, a cui lui stesso ha obbedito totalmente, è parola di vita, l'unica parola che ci salva la vita. Impariamo l'obbedienza e troveremo la vita, che ci fa non avere altro pensiero, altro sguardo, altre parole e quindi altri gesti che quelli di Cristo, del nostro generale, di colui il quale ci conduce in mezzo a questo mondo, nelle battaglie di questo mondo, a vincere la guerra per la nostra salvezza e per la salvezza di chi è accanto a noi. I soldati combattono per la propria nazione, noi combattiamo per questo mondo, combattiamo per la nostra famiglia, i preti combattono per la loro parrocchia, per i parrocchiani che gli sono affidati, i genitori per i loro figli, il marito per la moglie per il marito, e la Chiesa per questa generazione e per ogni generazione. Combattiamo noi la guerra per salvare le retrovie, per salvare chi ci è affidato. Coraggio, camminiamo nella Chiesa perché in essa venga guarito il servo malato dall'orgoglio, dalla superbia che non vuole servire, per l'inganno del demonio, viene guarito attraverso l'esperienza dell'autorità della sua parola, che viene a noi attraverso i superiori, i catechisti, i pastori, ai quali obbedire. Perché in fondo chi è il servo? Quello che, come il soldato,
vai lì e vai lì, fai questo e fai questo. L'uomo che vive così è l'uomo più felice della terra. Noi pensiamo che la felicità sia poter dire voglio fare questo, voglio fare... no, la più grande felicità è andare oggi a destra, domani a sinistra, di qua, di là, senza dubitare, senza mormorare, come una matita, diceva Madre Teresa, in mano al Signore, niente di più, niente di meno. Questo è l'uomo che dorme tranquillo, questo è l'uomo felice, l'uomo realizzato, perché è l'immagine e la somiglianza del Figlio di Dio, che non ha fatto nulla e non ha detto nulla che non avesse ascoltato dal Padre. E così in Lui vivere anche noi, in Cristo, nella sua obbedienza, servi nel servo, con una fede adulta che obbedisce come un cadavere, diceva Sant'Ignazio di Loyola, che di soldati di Cristo, di compagnia di Gesù ne sapeva molto. E questo forse oggi è il più grande scandalo, che la felicità è consegnarsi come un cadavere nelle mani di Cristo, ma è il cadavere dell'uomo vecchio, dell'uomo della carne, che vuole fare la sua volontà, perché Cristo ci dia l'uomo nuovo, vivo, l'uomo che obbedisce e che per questo si può far obbedire, che riconosce l'autorità di Cristo, per questo rende la sua vita un'autorità per chi gli è accanto, per chi gli è dietro, per questo può aprire con Cristo un cammino in mezzo alla morte, in mezzo alle sofferenze per questa generazione, perché l'obbedienza si impara obbedendo, come dice San Paolo, annuncio il Vangelo per portare i pagani all'obbedienza della fede, per portare te ed io, pagano molte volte nel cuore, all'obbedienza della fede, la fede adulta, che è quella che si consegna come questo centurione completamente all'autorità della parola di Cristo, a Cristo. Così tu insegnerai ai tuoi figli, così insegnerai ai tuoi amici, così insegnerai al mondo intero il cammino della salvezza. Un padre e una madre che obbediscono insegnano ai figli a obbedire, quindi a essere liberi, felici, a compiere la volontà di Dio, come una grazia. L'obbedienza non è nessun moralismo, l'obbedienza è la consegna di noi stessi alla parola che siamo chiamati ad ascoltare nell'assemblea cristiana, nella nuova sinagoga. Non è un moralismo, è una parola di vita, di cui abbiamo sperimentato l'autorità, il potere e la salvezza. Coraggio, camminiamo in questa accademia della fede, imparando l'obbedienza dalle cose che patiamo come Cristo, per compiere la missione per la quale siamo stati creati, primizie, soldati in prima linea per salvare questa generazione.